indietro Rinaldi con Mori, alla meglio Mori, palla nelle mani di Serasera, nessuno si è accoppiato con Serasera, va Pontisso ad accoppiarsi con il numero 19, la palla è per Marelli, su quella è rimasto Donia, che esce Caramatti, vorrebbe giocare con Mori, rischia ancora Rinaldi. Poi l'apertura molto lontana per Caramatti, gira molto bene la palla a Mezzani e c'è la bomba. Uno si va a accoppiare col play di Mortara che va a segnare. Ha visto il buco, ci si è infilato, non l'ha presa bene il corso da Pagnolo Mezzani. Palla per Serasera, Serasera aspetta l'uscita di Caramatti, su Caramatti c'è Pontisso, c'è il blocco di Crescini, è rimasto indietro di un giro Cattaneo, il rimbalzo lungo. Zanellati dice di stare vicini, però se Mortara continua a caricarsi di falli, oggettivamente scelta di Rinaldi assolutamente discutibile. Palla in mano di Serasera, 5:30 da giocare, Mortara se vuole vincere questa partita deve completamente cambiare registro, così non la vincerà mai contro una squadra che oggettivamente è assolutamente alla sua portata. Perché di puntare Borghese, poi si ferma, poi lo ripunta un'altra volta, va in penetrazione, però anche il suo appoggio è sbagliato. La palla è per Borghetti che corre velocemente, si trova davanti a Rinaldi, apre per Mori, sprude la palla in mano, poi va da Rinaldi che si libera sotto canestro, però è troppo molle il suo appoggio, palla che rimane sul ferro, corre Marelli, apertura per Caramatti, Caramatti da tre punti, ancora a segno, non trova nulla perché un po' forzata la giocata, la palla è per Serasera, fronteggiato da Rinaldi, la palla spalla canestro a Mori e Mori va a appoggiare al tabellone. Yeah.
cosa? Tira testi, dai, ultima parte. Traia. Giuff. Sta vivendo un po' troppo sulle giocate del suo play e quindi questo non è un buon segno. Palla per Sera, fronteggiata da Sprude, la palla è per Serasera, su Serasera rimane Rinaldi, esce, riceve Crescini, aspettano l'accoppiamento con Caramatti, Caramatti da tre punti, non va, rimbalzo lungo, premia Sprude, palla nelle mani di Mezzani, 6:35 da giocare, palla nelle mani di Milovanovic, aspetta Crescini, vorrebbe, c'è il taglio profondo di Marelli, su Marelli c'è Puntisso che cercava l'anticipo, arriva Rinaldi a pressare, però rimane libero Mori, poi l'apertura è per Serasera da tre punti, a segno, Mortara va. Sprude è gravato di tre falli già, di cui l'ultimo veramente insulso perché oggettivamente si trattenevano lui e Milovanovic contestualmente. Palla in mano in Serasera, Serasera aspetta Caramatti, su lui c'è Cattaneo, arriva il blocco di Milovanovic e il tiro di Caramatti va ancora e va a segnare, 76 Mortara, 74 Lumezzane, pronto a tornare Milovanovic, Dronia che è arrivato a quota 26 intanto in questa partita, 6 minuti 2 secondi, 76 Mortara, 74 Lumezzane, palla per Crescini che si alza da 3 punti e va a segno, di non fermare il gioco, li lascia andare avanti, rimessa di Milovanovic, la palla nelle mani di Borghetti, 3:36 da giocare, tanto va a spiegare a Puntisso qualcosa. 7 Mortara, 13 Lumezzane, la palla ancora per Caramatti che si alza un'altra volta da 3 punti, stavolta non va, invece si è girato di spalle, il pubblico non ha gradito e quindi però terzo fallo anche di Bossi, terzo fallo anche per passa la metà campo Marelli in questo momento, questa è per essenza errore grave e Borghetti piazza la bomba. Alza da 3 punti Stefano Puntisso, va a segno, 46 Mortara, 47 Lumezzane, primo canestro del quarto, 8:46 a giocare, palla in mani Serasera, fronciato da Drognak, la palla è nel suo canestro per Crescini che poi apre per Milovanovic, il suo tiro piazzato va a segno. No, non la sappiamo fare infatti. Due punti con Leon Dronia. Palla nelle mani di Serasera, fronteggiato di Gennaro, sale e riceve Crescini, aspetta il blocco di Milovanovic, vorrebbe giocare due col suo lungo, c'è il taglio di Mori ma non riceve, Milovanovic palla a canestro contro Sprude, il tiro è corto, Sprude domina il rimbalzo, vorrebbe metti ma non trova. Parità ancora, 4:83, palla nelle mani di Serasera, su lui Dronjak, apre, riceve Crescini, Crescini va sul blocco Milovanovic.
poi la per sera ancora Crescini, ancora Mori che mette i piedi a posto e va a segno, però poi si va in avvicinamento e trova il canestro. C'era la sbracciata di Milovanovic, è molto rischiosa, l'arbitro non sanziona. 59 Mortara, 59 Lomezzane, 3-12 da giocare. Marelli palla in mano, la questa è Crescini, sempre Drogna in marcatura su lui, gioca con Milovanovic che trova il fallo di Bossi, non trova il tiro di Frude, è cortissimo, la stanchezza si fa sentire oggettivamente, però poteva giocarla anche meglio Carlo Sprude. Palla nelle mani di Serasera, su Lucia Cattaneo, sale e riceve Crescini. E Milovanovic di sponda va a segnare. Lumezzane, palla nelle mani di Serasera, franciato di Gennaro, passa a metà campo in questo momento il play bresciano, l'apertura è per Crescini, Crescini finta il tiro da tre, poi si spiazza a piedi, sbaglia il tiro, rimbalzo lungo, premiato ancora. Secondi, 21 Mortara, 21 Mezzani, ancora 14 secondi di soluzione offensiva, la palla è per Borghetti che tira e mette a Paramatti ad effettuare la rimessa, si apre per ricevere Marelli, bella giocata di Marelli, sfortunatissimo perché la palla